Carissimi amiche e amici di TRSP, buonasera e bentrovati in diretta dalla Basilica Cattedrale di Monte Cassino. Vi trasmettiamo la benedizione abbaziale conferita a Sua Eccellenza Reverendissima Don Pietro Vittorelli, Arcebate di Monte Cassino, da Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Giovanni Battista Re, prefetto della Congregazione per i Vescovi. Vi salutano in voce Elia Rubino e Carmela Di Domenico per la regia di Stefano Traditi. È una gioia grande quella che TRSP nel suo sforzo editoriale ha voluto trasmettere a tutti i fedeli. È il 191esimo successore di San Benedetto a prendere possesso dell'abbazia. Ma chi è Don Pietro Vittorelli? Don Pietro Vittorelli è nato a Roma il 30 giugno del 1962. È stato battezzato nella parrocchia di San Luca a Roma il 13 luglio del 1962. Ha conseguito la maturità scientifica nell'81 presso il liceo scientifico Tullio Levi Civita a Roma. Il 19 luglio 1989 ha ottenuto la laurea in medicina e chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma. Ha svolto per diversi anni il servizio di animatore pastorale e di catechista presso la parrocchia di San Vittore del Lazio. È stato socio dell'Azione Cattolica Italiana di Roma, nella quale ha ricoperto incarichi di responsabilità nei settori della CR e della CG fino a divenirne presidente diocesano. Il 24 settembre 1989 ha fatto il suo ingresso come postulante nell'abbazia di Monte Cassino. Ha emesso la professione monastica il 13 gennaio del 1991 ed ha ricevuto l'ordinazione presbiteriale il 26 giugno del 1994. Sempre nel 1994 ha conseguito il grado di baccelliere in Sacra Teologia presso il Pontificio Ateneo di Sant'Anselmo in Roma e nel 1997 è stato nominato maestro dei novizi nella Congregazione Cassinese. È stato animatore vocazionale della medesima congregazione e durante i suoi studi teologici è stato eletto membro del Senato Accademico dell'Ateneo di Sant'Anselmo. Il monastero ha ricoperto i seguenti incarichi: canonico del capitolo cattedrale, segretario dell'abate vescovo Bernardo D'Onorio, attuario del Tribunale Ecclesiastico Diocesano, direttore del Museo Storico-Artistico dell'Abbazia. Dal 1998 è tra gli organizzatori e promotori dell'annuale corso per formatori benedettini, segretario della Commissione per la formazione della Congregazione Benedettina Cassinese e membro della Commissione Mista Cassinese Subiacense per la promozione ed il sostegno alle iniziative di formazione dei giovani postulanti, novizi e professi temporanei italiani. Dal 1994 ha partecipato in qualità di deputato eletto della comunità di Monte Cassino ai capitoli generali della congregazione. È stato membro di presidenza del Comitato Nazionale del Ministero per i Beni Culturali per la Battaglia di Monte Cassino nel 50° anniversario della distruzione. Nel 1994 ha sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione medica e conseguentemente si è iscritto all'albo dei medici chirurghi della provincia di Frosinone. Nel 2003 è stato nominato dalla Regione Lazio membro del Comitato Provinciale di Bioetica dell'Azienda Sanitaria di Frosinone. Un giovane uomo di cultura che succede all'abate Bernardo Onorio. La messa Papae Marcelli è eseguita dalla Schola Cantorum Polifonia di Campobasso, diretta dal maestro Michele Gennarelli. I canti polifonici sono eseguiti dalla Corale di Sant'Ambrogio, sul Garigliano, diretta dal maestro Annibale Messori. Intanto un bagno di fedeli accoglie il nuovo abate e sono tanti i vescovi, i monaci, i sacerdoti, i religiosi e le religiose che sono presenti in questa concelebrazione, proprio a significare il senso dell'appartenenza all'identica chiesa e la vicinanza che l'abbazia svolge qui nella zona del Cassinate, ma anche come segno di speranza per tutti coloro che vedono in Monte Cassino la sede della spiritualità benedettina. Thank you.
L'abate deve sempre ricordare ciò che è, ricordare quel che importa il suo nome e sapere che a chi più viene dato, più anche si richiede. Dalla regola di San Benedetto, quale debba essere l'abate, abbiamo ascoltato il senso e il ruolo dell'abate. In questa bellissima abbazia, di cui adesso ascoltiamo alcuni cenni storici. La Basilica Cattedrale è stata ricostruita secondo le linee architettoniche e decorative 6-700, attribuite all'architetto e scultore Fanzago, che lavorò sicuramente a Montecassino negli anni 1627-1628 per la sistemazione del presbiterio e nel 1645 fornì il disegno per l'altare maggiore. Molto del materiale marmoreo preesistente è stato riutilizzato nel rifacimento dei pavimenti e nella intarsitura delle pareti. Si è perduta per sempre tutta la decorazione pittorica, sia da affresco che su tela, presente sulle volte e nelle pareti della basilica. Sulla facciata interna, dove c'era un grande dipinto di Giordano rappresentante la consacrazione della basilica del 1071, ora campeggia l'affresco di circa 40 metri di Annigoni, eseguito nel 1979, la Gloria di San Benedetto, ossia il Paradiso Benedettino, in cui San Benedetto è attorniato da monaci, vescovi, monache che hanno vissuto in santità seguendo la sua regola. In primo piano, in basso, emergono tre figure di papi: San Gregorio Magno, primo biografo di San Benedetto. Al centro Paolo VI, che nel 1964 riconsacrò la Basilica e proclamò San Benedetto patrono principale d'Europa, e a destra San Vittore III, già abate Desiderio, artefice dello splendore di Montecassino nel secolo XI. Nelle semilunette ai lati del finestrone sono raffigurati due personaggi dell'Antico Testamento, a sinistra Abramo e a destra Mosè, patriarchi con i quali San Benedetto ha particolare affinità, in quanto egli, nella fede, è padre di molti popoli e legislatore per tutto l'ordine monastico in Occidente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Il Padre Priore adesso dà il saluto iniziale. Poi si presenta e legge al capitolo della cattedrale la lettera apostolica di nomina. Congregatio Episcopis. Il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha confermato l'elezione ad abate del Reverentissimo Don Pietro Vittorelli dell'Ordine di San Benedetto, nominato ordinario dell'abbazia territoriale di Montecassino. Con i più cordiali auguri si partecipa quanto sopra al Reverentissimo Don Pietro Vittorelli dell'Ordine di San Benedetto, Città del Vaticano, 17 novembre 2007. Giovanni Battista, Cardinale Re. Eminenza Reverentissima,
Questa sera tutta la Ecclesia Cassinensis è in festa ed esulta per la benedizione abbaziale che lei è venuta a conferire al nostro reverentissimo Padre Abate Don Pietro Vittorelli, in seguito alla nomina dell'Abate Bernardo ad Arcivescovo di Gaeta e che ringraziamo per i suoi 25 anni di abbaziato. Eminenza, ci auguriamo che voi tutti, come ebbe a dire il sommo pontefice Paolo VI di venerata memoria, proprio qui, da questa cattedra, il 24 ottobre 1964, venendo su questa sacra montagna, sentite ancora gli animi invasi dal corteo dei ricordi antichi, delle tradizioni secolari, dei vessilli della cultura e dell'arte, delle figure dei pastori, degli abati e dei santi. Sentite come torrente placato in fiume maestoso dalla voce incantatrice e misteriosa. Sentite la storia che passa, la civiltà che si genera e si descrive, la cristianità che si affatica e si afferma. Sentite qui vivo il respiro della Chiesa Cattolica. Siamo nel luogo più caro e venerando del monachesimo occidentale, perché qui riposano i resti mortali di San Benedetto e della sorella Santa Scolastica. Questa sera, in uno dei momenti più importanti della storia della nostra comunità monastica, sentiamo presenti tutti i grandi giusti cassinesi che hanno reso con la loro santità ancor più densa di spiritualità questa abbazia. Voglio ricordarne solo due che la pietà dei cassinesi ha voluto accanto alla tomba di San Benedetto. Il beato Vittore III, che prima di essere papa e successore di Gregorio VII, era stato circa un trentennio il grande abate Desiderio. E il santo martire abate Bertario, ucciso dai saraceni nell'883, mentre celebrava i sacri misteri nella chiesa del Salvatore, nella sottostante città di Cassino. Entrambi riposano nelle due cappelle più vicine all'altare maggiore. Eminenza, con la sua autorevolezza viene ad aggiungere alla lunga lista degli abati successori di San Benedetto l'anello più recente della nostra storia. Con la benedizione abbaziale l'abate Pietro continuerà e assicurerà il vitale collegamento della nostra comunità con il grande patriarca Benedetto. In questa solenne cerimonia confluiscono le ragioni della storia e il vento dello spirito, i segni del passato e le proiezioni del futuro, le tradizioni del Medioevo e il senso di una modernità sempre più incalzante. Possiamo assicurarla, Eminenza, che il neoeletto abate Don Pietro Vittorelli sarà all'altezza del suo nuovo compito di abate di Montecassino ed ordinario dell'abbazia territoriale, che fin dal secolo VIII costituisce la preziosa ed amata eredità di San Benedetto, ossia la Terra Sancti Benedicti. Grazie, Eminenza. Siamo qui numerosi per invocare le benedizioni del Signore sul nuovo abate. Vogliamo essere vicini al nuovo abate con la nostra partecipazione, con i nostri auguri, con la nostra preghiera.
e soprattutto lo vogliamo accompagnare con la nostra preghiera e ci disponiamo a questa celebrazione domandando al Signore perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. L'abate sappia quanto difficile e ardua sia l'impresa che assume di governare anime e di prestarsi alla diversa indole di molti, trattando uno con la dolcezza, un altro invece con i rimproveri, un altro con la persuasione. Secondo il carattere e l'intelligenza di ciascuno, egli a tutti si conformi e si adatti, in modo che non solo non debba lamentare perdite nell'ovile affidatogli, ma anzi possa rallegrarsi dell'incremento del gregge buono. Gloria in excelsis.
excelsis Deo. L'abate anzitutto non trascuri o tenga in poca stima la salvezza delle anime a lui commesse per preoccuparsi di più delle cose transitorie, terrene e caduche. Pensi invece sempre che ha ricevuto anime da reggere, di cui dovrà pure rendere conto. E perché non adduca a pretesto l'eventuale scarsezza delle sostanze, ricordi che sta scritto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Così pure nulla manca a coloro che lo temono. Thank you.
Preghiamo. Signore nostro Dio, che oggi nei santi innocenti sei stato glorificato non a parole ma col sangue, concedi anche a noi di esprimere nella vita la fede che professiamo con le labbra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Immergiamoci adesso nel clima delle letture e ascoltiamo dal Libro dei Proverbi l'esortazione a inclinare il nostro cuore alla prudenza. Dal Libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e chiamerai la saggezza, se la ricercherai come l'argento e per essa scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti la sua protezione, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e custodendo le vie dei suoi amici. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine con tutte le vie del bene. Parola di Dio. Adesso insieme con il Salmo responsoriale fermiamoci a riflettere sul senso profondo della guida che il pastore ha nella Chiesa. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Pascoli erbosi il Signore mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me, il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. A me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. La liturgia ci invita a riflettere sul ruolo del buon pastore. Insieme adesso fermiamoci ad ascoltare la seconda dalla lettura. Prima lettera. Carissimi, esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio, non per vile interesse, ma di buon animo, non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Parola di Dio. I magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo». Giuseppe, destasosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che
era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio da 2 anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai magi. Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Roma, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Parola del Signore. E dopo aver ascoltato il Vangelo, assistiamo adesso al rito di benedizione. L'eletto viene accompagnato dai sacerdoti assistenti davanti al cardinale re celebrante. Il padre abate primate, Notger Wolf, si rivolge al cardinale celebrante. Eminentissimo e reverendissimo padre, a nome della comunità di Montecassino presentiamo l'abate eletto per l'abbazia territoriale di Montecassino e chiediamo umilmente che tu gli dia la benedizione abbaziale. Potete testimoniare che sia stato validamente eletto? Ne siamo certi e lo attestiamo. Rendiamo grazie a Dio. Avete il mandato del Papa? Sì, lo abbiamo. Se ne dia lettura. Ed è l'abate presidente della congregazione cassinese, Salvatore Leonarda, a presentare il mandato, la bolla, e adesso a leggere il mandato. Benedetto Vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Pietro Vittorelli, membro dell'Ordine di San Benedetto, finora maestro dei novizi nell'Arcigenobbio di Montecassino della congregazione cassinese, nominato abate ordinario della stessa abbazia territoriale, salute e apostolica benedizione. Dopo che il venerabile fratello Fabio Bernardo D'Onorio, abate ordinario dell'abbazia territoriale di Montecassino, come anche vescovo titolare di Minturno, è stato nominato arcivescovo di Capua, di Gaeta, essendo priva codesta insigne ed antica abbazia territoriale del proprio padre presule, noi, successore del beato Pietro, per la suprema autorità apostolica, confermiamo la tua elezione canonicamente compiuta dal capitolo dello stesso Arcigenobbio. Nominiamo te, diletto figlio, adorno di provate doti ed esperto delle realtà ecclesiali, abate ordinario di Montecassino, con tutti i legittimi diritti e facoltà conferiti e parimenti con i costituiti obblighi. Sarà certamente tuo dovere fare la professione di fede cattolica e pronunziare il giuramento di fedeltà verso di noi e i nostri successori, secondo i sacri canoni e la consuetudine. Ti raccomandiamo inoltre di informare circa questa lettera i monaci, il clero e il popolo di codesta abbazia territoriale, da tempo antico strettamente congiunta con questa sede apostolica. Li esortiamo ad accoglierti con gioia e a seguirti con la dovuta fedeltà. Infine, diletto figlio, fa di adempiere tale gravissimo ufficio seguendo gli splendidi esempi del padre Benedetto, ottimo uomo di Dio ed insuperabile guida, che ancora
mostra a ciascuno tutto quello che è buono e santo con i fatti più che con le parole. Forza, gaudi e pace dello Spirito Paraclito, con l'intercessione della Vergine Madre, siano sempre con te, con i monaci e i fedeli affidati alla tua cura e a noi carissimi. Dato a Roma presso San Pietro il 17 del mese di novembre nell'anno del Signore 2007, terzo del nostro pontificato. Benedetto Papa XVI. Caro Abate Vittorelli, cari confratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, cari benedettini, carissimi fratelli e sorelle, nella soave atmosfera del Natale che caratterizza questi giorni, siamo riuniti per un atto di grande significato religioso ed ecclesiale, la benedizione del nuovo Abate di questa illustre abbazia, carica di storia e carica di benemerenze per essere stata nei secoli non soltanto un importante faro di spiritualità, ma anche centro di radiazione culturale e di promozione sociale, oltre che scuola di agricoltura e scuola di arti e di mestieri. Questo monastero di Monte Cassino, luogo di ricerca di Dio nel silenzio e nella preghiera, è simbolo di fraternità e di pace. Questo luogo conserva un fascino che le vicende e le distruzioni che hanno segnato la sua storia lontana e recente non hanno per nulla scalfito. La presente partecipazione così qualificata e numerosa di vescovi, di abati di altri monasteri, di tante personalità civili, politiche e militari è espressione della considerazione, del prestigio col quale si guarda nel mondo a questa abbazia. L'odierna celebrazione avviene davanti all'altare sotto il quale è conservata l'urna contenente le ossa di San Benedetto, fondatore e primo abate di questo monastero, e anche l'urna contenente le ossa di Santa Scolastica. Il rito che ora verrà compiuto mette in luce l'importanza e il valore del ruolo che l'abate è chiamato a svolgere, a guida e a vantaggio della comunità monastica che lo ha eletto e a beneficio, insieme, dei fedeli del territorio dell'abbazia territoriale di cui sarà il pastore. A questo duplice ministero il nuovo abate è chiamato a dedicarsi con autentico spirito di servizio e spirito di amore. Nella bolla in cui conferma l'elezione del nuovo abate e lo nomina ordinario per il territorio circostante, come avete sentito, il Papa esprime l'augurio che egli sia una guida illuminata che segue gli esempi di San Benedetto e insegni factis amplius quam verbis, con i fatti, cioè con la testimonianza della vita, più ancora che con le parole. Per il nuovo abate
Siamo qui tutti a implorare dal Signore il dono di saper guidare nelle vie di Dio con quello spirito evangelico di cui parla la regola di San Benedetto, la comunità monastica innanzitutto, e in pari tempo di essere il buon pastore per la comunità ecclesiale dell'abbazia territoriale. L'abate quindi è innanzitutto la guida della famiglia monastica. Nella concezione di San Benedetto, la comunità monastica è una famiglia in cammino verso l'alto. Anzi, San Benedetto descrive la vita del monaco come la scalata della sacra montagna, la cui vetta è la perfezione dell'amore e a cui si giunge mediante la crescita nella conoscenza e nell'amore di Dio. Ma questa scalata del monaco, dice San Benedetto, va compiuta incordata, cioè insieme con gli altri fratelli, e l'abate è la guida della cordata. In pari tempo, l'abate di Montecassino, fin dal secolo VIII, è la guida spirituale dei fedeli residenti nel territorio affidato alla cura pastorale dell'abbazia. Se il governo di ogni abate è governo di anime, per l'abate di Montecassino lo è ancora di più, perché egli, per antica tradizione, è anche pastore delle anime del territorio attorno all'abbazia, che in passato era molto molto più ampio e che ora conta circa 80.000 abitanti. Il nuovo abate, nel suo servizio abbaziale e nel suo ministero di pastore della Chiesa che vive nel territorio di Montecassino, dovrà, come dice la regola di San Benedetto, nulla anteporre all'amore di Cristo. È questo amore, il respiro stesso, l'atmosfera che deve circolare nella scuola del servizio divino delineata da San Benedetto. E da questa scuola si impara la vera scienza di Dio, che consiste nell'amore, amore a Dio e amore ai fratelli. Dall'esperienza monastica di San Benedetto viene pertanto a noi un grande messaggio, valido anche per gli uomini e le donne del terzo millennio, quello del primato di Dio, cioè dare a Dio il posto che gli compete. Dio occupa purtroppo poco posto nelle preoccupazioni degli uomini e delle donne del nostro tempo. Ci preoccupano tanti problemi che sono veri e reali, ma dimenticando Dio, dimentichiamo il centro e allora tutto il resto non funziona più. E per questo abbiamo palazzi sempre più alti, ma una moralità sempre più bassa. Abbiamo autostrade sempre più larghe, ma gli orizzonti della gente sono sempre più ristretti. Eliminando Dio, l'uomo può illudersi di essere più libero e più grande, ma i conti sull'uomo senza Dio non tornano. Come ha sottolineato Papa Benedetto XVI, dove Dio scompare, l'uomo non diventa più grande, perché perde lo splendore di Dio sul suo volto. Solo se Dio è grande
anche l'uomo è grande, cioè soltanto se lo splendore di Dio rifulge sul suo volto, nella coscienza personale e nella coscienza collettiva, l'uomo e la donna sono protetti da una dignità che nessuno può violare, perché ha le sue radici in Dio stesso. La negazione di Dio porta infatti anche alla negazione dell'uomo, della sua dignità, dei suoi diritti. E senza Dio l'uomo e la donna non hanno principi che illuminano il loro cammino. L'eclissi di Dio priva l'uomo di luce e porta con sé all'eclissi dell'etica. Bisogna pertanto aiutare ogni persona a trovare in Dio il riferimento della propria vita. In Dio, che è un Padre che ci ama, che ci cerca, che ci perdona proprio perché ci ama. Senza Dio, l'uomo e la donna non realizzano se stessi e non migliorano la società. Senza Dio, gli uomini e le donne sono senza speranza, come ha detto nella recente enciclica il Papa. Fortunatamente, l'attesa e il desiderio di Dio non sono spenti nei cuori umani. L'augurio al nuovo abate è che sia uomo di Dio, sia fedele a Dio e attento ai problemi e alle necessità degli uomini e delle donne a lui affidati. Sia il nuovo abate maestro di preghiera, maestro di preghiera che si prodiga perché, come ai tempi di San Benedetto, questa abbazia sia per tutto il territorio diocesano vera scuola di preghiera, ricordando che il tempo che diamo a Dio nella preghiera è quello meglio impiegato e diventa sorgente anche del nostro spenderci per il bene degli altri. Il nuovo abate sia inoltre annunciatore fedele e coraggioso della parola di Dio, sia seminatore di speranza, promotore di comunione e indichi a tutti la strada che porta al cielo. La Beata Vergine Maria, stella della speranza, caro Abate Vittorelli, accompagni i suoi passi, la protegga e interceda presso Dio per lei e per la fecondità del ministero che le viene affidato in questa terra in cui San Benedetto ha lasciato un'impronta che l'inesorabile trascorrere del tempo non ha cancellato. Amen. E l'omelia ha dato il senso di questa celebrazione. E adesso insieme fermiamoci a riflettere sul ruolo dell'abate. Dopo un breve silenzio, infatti, l'eletto si reca davanti al cardinale celebrante e inizia un momento forte per la liturgia, ma anche per tutta la Chiesa che vive questo momento di servizio. Ascoltiamo. Secondo un'antica istituzione dei Santi Padri, colui che viene eletto a reggere la famiglia monastica in nome di Cristo deve essere esaminato e interrogato sui criteri e sui metodi idonei
alla guida della vita comune. In forza di questa tradizione, fratello carissimo, ti interrogo. Vuoi mantenerti fedele al tuo santo proposito, osservare la regola di San Benedetto, illuminare e guidare in questa stessa via i tuoi fratelli per animarli all'amore di Dio, alla vita evangelica e alla carità fraterna? Sì, lo voglio. Vuoi insegnare ai tuoi fratelli, più con i fatti che con le parole, un modello di vita nuova ispirato al Vangelo? Sì, lo voglio. Vuoi condurre a Dio i tuoi fratelli, prendendo a cuore la salvezza delle anime che ti sono affidate? Sì, lo voglio. Vuoi custodire fedelmente i beni del monastero che ti ha affidato e amministrarli con saggezza a vantaggio dei fratelli, dei poveri e dei pellegrini? Sì, lo voglio. Vuoi attestare in tutto e sempre alla Santa Chiesa, al Romano Pontefice e ai suoi successori fede, obbedienza, rispetto filiale e fedeltà? Sì, lo voglio. Vuoi prenderti cura con affetto paterno del santo popolo di Dio e con l'aiuto dei presbiteri e dei diaconi guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Vuoi essere il buon pastore che va in cerca delle pecorelle smarrite per riportarle all'unico ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi perseverare nella preghiera a Dio Onnipotente per il bene del tuo popolo, del suo popolo santo, ed esercitare in modo irreprensibile il tuo servizio pastorale? Sì, lo voglio. Il Signore adempia i tuoi propositi, ti conceda tutti i beni e ti custodisca sempre e in ogni luogo. Preghiamo con cuore unanime Dio nostro Padre, perché accompagni con la grazia dello Spirito il suo servo Pietro, chiamato a guidare i suoi fratelli. Dopo aver ascoltato la promessa del neoabate, insieme preghiamo affinché i santi possano guidare questo nuovo servo verso i suoi fedeli e verso le pecorelle. La scuola inizia quindi il canto delle litanie dei santi, mentre il neoeletto si prostra in senso di obbedienza, ma anche di umiltà evangelica. Santi angeli dei, orate per noi. Sante Ioannes Baptista, ora per noi. Sante Iosef, ora per noi. Santi Petro ed Paolo. La regola benedettina risalta oggi per la sua profonda attualità. Allora insieme meditiamo il senso, oggi, in un mondo secolarizzato, di questo messaggio che Benedetto ha irradiato nel mondo intero. Il monastero, quale oggi è concepito e costruito dalla regola, ha il carattere di una famiglia salda, fortificata dal particolare voto di stabilità. Padre, maestro e capo nell'abate, da cui dipendono anche tutti i monaci addetti ai vari uffici. Ma l'abate stesso è sottoposto alla regola, di cui è vindice e quasi voce vivente. La cura delle sostanze e degli affari temporali, sempre alle sue dipendenze, è affidata al cellerario economico.
Altri ufficiali sono assegnati alla foresteria, all'infermeria, alla formazione dei novizi, alla portineria. Ogni candidato alla vita monastica attraversa un anno di tirocinio. Se dopo matura e libera ponderazione sceglie questo stato di perfezione e la comunità consente, egli viene accolto nel seno della famiglia, nella quale troverà le migliori condizioni per un sicuro cammino verso l'unione con Dio nel tempo e nell'eternità. Nel monastero, definito egregiamente casa di Dio, tutto deve procedere in ordine, ognuno al suo posto ben determinato. Ogni cosa deve farsi a suo tempo e luogo, perché nessuno in tale casa si turbi o si rattristi e tutte le membra di questo corpo morale siano nella pace. Sante Martine, Sante Antoni, Sante Pater Benedicte, Sante Gregori, ora pro nobis, Sancti Maure et Placide, ora pro nobis, Sante Bernarde, ora pro nobis. La vita comunitaria si svolge in un sapiente e tranquillo alternarsi di preghiera liturgica e privata, di lavoro della mente e delle mani. È il programma felicemente sintetizzato nel motto Ora et labora, prega e lavoro. Ed è riconosciuto da tutti e ben noto il caratteristico apporto dei discepoli di San Benedetto al culto liturgico, a cui hanno sempre atteso con speciale compostezza e splendore, così come al lavoro degli studi, delle bonifiche, dell'agricoltura, delle arti belle e di quelle manuali. Sante Ignadi, ora pro nobis, Sante Vincenti, ora pro nobis, Sante Ioannes Bosco, ora pro nobis, Santa Catarina, ora pro nobis, Santa Teresia, ora pro nobis. Santa Scolastica, ora pro nobis, Santa Gertrudis, ora pro nobis, Santa Mectildis, ora pro nobis, Beate Ildefonse, ora pro nobis, Beate Iosef Benedicte, ora pro nobis, Beate Columba, ora pro nobis, Beate Placide, ora pro nobis, Omnes Sancti et Sancte Dei, orate pro nobis. Propitius est peccato, libera nos Domine, a morte perpetua, libera nos Domine, per incarnazione tua, libera nos Domine, per morte e resurrezione tua. Refusionem Spiritus Sancti, libera nos Domine. Peccatores, eora nos abrimos, ut Ecclesiam tuam santa, regere et conservare dignieri, et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris,
sono tante le autorità civili e religiose che sono intervenute in questa celebrazione proprio per far comprendere anche il senso di appartenenza al messaggio benedettino. Tra i tanti notiamo l'onorevole Andreotti, amico della Basilica. Ma continuiamo a riflettere sul senso della spiritualità benedettina. Tutto l'ordinamento disposto dalla regola mira alla formazione dei monaci alla santità. Nella vita di fede e di umiltà essi riconoscono nell'abate colui che fa le veci di Cristo. Da ciò la fondamentale e gioiosa virtù dell'obbedienza. Alla sequela di Cristo essi si liberano da ogni preoccupazione di beni terreni con la povertà e si consacrano totalmente all'amore divino con la perfetta castità, mentre nella comunione di vita con i fratelli trovano ad ogni istante le occasioni per far fiorire la carità. Tutto ciò San Benedetto lo insegnava e dispone con saggezza romana e amore cristiano. Se il difetto e il disordine egli condanna e li corregge severamente, anche con duri sistemi dei costumi di allora, d'altra parte sa compatire le debolezze dello spirito e le infermità fisiche. Ciò che rimane vitale, ancora oggi valido, è lo spirito, l'indirizzo, il sostrato sostanziale che ha determinato la struttura della regola, ed esso appare così, solido, completo, razionale ed armonico. In questa regola benedettina la prudenza si congiunge alla semplicità, l'umiltà cristiana si associa al coraggio generoso, la dolcezza tempera la severità e una sana libertà nobilita la necessaria obbedienza. Dio Padre Onnipotente, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio unigenito per servire gli uomini come il buon pastore che dà la vita per le sue pecore, benedici e sostieni con la forza del tuo Spirito il tuo servo Pietro, eletto abate di questo monastero. Fa, o Signore, che per la santità della vita si mostri degno del nome che assume e il suo insegnamento penetri dolcemente nel cuore dei discepoli come fermento della divina giustizia. Consapevole dell'arduo compito che gli ha affidato, impari la difficile arte di guidare i fratelli e di farsi vicino a ciascuno di essi nella diversità dei caratteri. Sappia che è suo dovere servire più che comandare. Docile alle tue ispirazioni, dedichi tutta la sua sollecitudine con ogni attenzione e con fervida iniziativa per non perdere nessuna delle anime che gli sono affidate, ma disponga e regoli sempre ogni cosa perché tutti, progredendo nell'amore di Cristo e nella carità fraterna, corrano con cuore libero e lieto sulla via dei tuoi comandamenti. Degnati, o Padre, di colmarlo dei doni del tuo spirito, perché incessantemente stimoli se stesso e inciti i fratelli a vivere per la tua gloria nel servizio della tua Chiesa. Nulla anteponga a Cristo, né consenta mai che altro amore prevalga nel cuore dei fratelli, perché alla venuta del Re, giudice divino, nell'ultimo giorno, meriti di entrare insieme a loro nella gioia del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Dopo la preghiera di benedizione vengono consegnati i simboli fondamentali che contraddistingueranno la vita del nuovo abate. L'abate quindi si avvicina al cardinale celebrante che gli consegna il libro della regola. Ricevi, caro abate, la regola tramandata dai tuoi santi padri. Consapevole dei limiti della fragilità umana, ma forte nel sostegno della grazia divina, guida e custodisci i fratelli che il Signore ti affida. Adesso il cardinale celebrante mette l'anello al dito anulare dell'abate, dicendo queste parole. Ricevi, caro abate, l'anello segno di fedeltà
e custodisci questa famiglia monastica con instancabile amore nella comunione fraterna. E a questo punto il cardinale celebrante impone all'abate Benedetto la mitra, in silenzio. Il cardinale celebrante consegna il pastorale dicendo: e sii sollecito dei fratelli che ti sono affidati dal Signore, di essi dovrai render conto a Lui nell'ultimo giorno. E questo è il momento dell'insediamento e dell'abbraccio di pace. Il cardinale celebrante invita il nuovo abate a sedere nella cattedra abbaziale. E chiaramente c'è un grande applauso di emozione, di commozione, ma anche di ringraziamento al Signore per questo nuovo dono alla comunità di Cassino, ma a tutta la comunità benedettina e alla comunità europea e mondiale. Il nuovo abate riceve quindi l'abbraccio e il bacio di pace dal cardinale re, a cui segue l'abbraccio e il bacio della pace dei vescovi, degli abati presenti, dei monaci e dei presbiteri. Si ripete e si ripercorre il rito antico cristiano dello scambio dell'abbraccio di pace e di fede nell'unico Cristo, in un momento di gioia e di serenità. È il 191esimo successore di Benedetto. Ed è bello ripetere e ripercorrere in questo momento di gioia, in questo abbraccio di fede e di pace, il messaggio che Benedetto ha dato, ripercorrendo alcune tappe della sua vita. San Benedetto nasce a Norcia verso il 480, in un periodo storico particolarmente difficile. 4 anni prima, infatti, era crollato formalmente l'impero romano d'Occidente con la deposizione dell'ultimo imperatore Romolo Augustolo. L'unica sua biografia che ci si è aggiunta è quella di San Gregorio Magno, che gli dedica tutto il primo dialogo scritto probabilmente negli anni 593-594. Dopo i primi studi a Norcia, Benedetto si reca a Roma per approfondire le tematiche letterarie e giuridiche. Tuttavia, forse perché disgustato dalla vita dissipata dei suoi coetanei e dalla difficile situazione dell'urbe tra la fine del V secolo e gli inizi del VI, ben presto si ritira presso un gruppo di sacerdoti ad Affide, dedicandosi insieme con loro al servizio della chiesa di San Pietro e vivendo con la sua fedele nutrice. L'intento di San Benedetto non è stato certamente solo quello di contrastare il disordine di certi monaci degeneri, ma anche e specialmente di fissare nello scritto norme autenticamente valide per la perfezione e un sistema ben chiaro per la vita regolare e comunitaria. A differenza di tutti i precedenti testi, destinati a dirigere e ordinare la condotta e l'organizzazione monastica, egli ha finalmente esteso un codice improntato ad equilibrio e discrezione, in cui ai precetti ascetici sono unite le disposizioni liturgiche e costituzionali, formando un tutto armonico che di volta in volta viene reso vivo da un sincero timore filiale di Dio e un paterno senso di affetto per i discepoli.
La dottrina spirituale è tratta copiosamente dalla scrittura, soprattutto dai salmi, dai libri sapienziali, dai Vangeli di San Paolo, ma San Benedetto è ancorato anche molto alla tradizione dei padri e degli autori monastici. Tra le fonti primeggia Cassiano e ancor più nella sezione ascetica la cosiddetta Regula Magistri, che ha provocato da alcuni decenni tanti studi e dibattiti, ma che oggi la maggior parte degli studiosi considera come la fonte principale della regola di San Benedetto. Fondamentale è la regola di San Benedetto, che trasmette il senso e la spiritualità benedettina. Ascoltiamo in sintesi come Benedetto ha concepito la sua opera organizzatrice, che è luce per la Chiesa. Il corso della regola, diversamente da come potrebbe sembrare, procede secondo un disegno logico ben preciso. Dopo un denso, equilibrato e affettuoso prologo d'introduzione, il capitolo primo imposta l'opera, indicando il fine destinatari. I monaci cenobiti ci presenta la famiglia monastica, l'abate e soprattutto la comunità. A proposito dell'insegnamento dell'abate e quale materia preminente per la formazione monastica, i capitoli 4 e 7 costituiscono la sezione ascetica. Ne segue nei capitoli 8 fino al 20 la sezione liturgica, che riguarda la principale opera comunitaria e privata. La preghiera, nei capitoli dal 21 al 66, trattano dell'organizzazione interna del monastero. Successivamente, verso il capitolo 21, si parla dei decani, diretti collaboratori dell'abate per il governo della comunità. Si inizia la sezione disciplinare, che contiene anche la sorveglianza sul dormitorio del sistema penitenziale contro le mancanze. Insieme, carissimi telespettatori e telespettatrici, stiamo vivendo questo momento importante per tutta la comunità benedettina e per la comunità cristiana, che insieme vede nel segno abbaziale e in questa benedizione un momento di fede e di spiritualità. Ancora dalla regola di San Benedetto, continuiamo a riflettere
sul ruolo dell'abate. Ci dice San Benedetto: sappia bene che chi prende anime a governare deve prepararsi a darne rendiconto, e ritenga per certo che quanti fratelli egli sa d'avere sotto la sua cura, di altrettante anime dovrà, nel giorno del giudizio, render ragione al Signore, oltre al conto che naturalmente darà dell'anima propria. Così, nel timore dell'esame che il pastore subirà circa le persone a lui affidate, mentre si mantiene cauto per il rendiconto altrui, diviene sollecito di quello proprio, e mentre con le sue ammonizioni corregge gli altri, anche lui si va emendando dei difetti suoi. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che fai dono della tua santità anche ai bambini che ne sono ignari, accetta questa offerta per il sacrificio e da un cuore semplice e puro a noi che celebriamo i tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. In Lui oggi risplende in piena luce il misterioso scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, l'uomo mortale è innalzato a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Amen.
come ci ricorda il canto di offertorio, la nostra anima, così come un passero, è stata liberata dal laccio del cacciatore. E ora dunque noi siamo tutti liberi e dobbiamo vivere la nostra libertà nella sequela Christi e nell'obbedienza alla Chiesa. Due sono i grandi pilastri che tutti conoscono, come abbiamo anche ribadito più volte durante questa solenne concelebrazione della spiritualità benedettina, l'ora et labora. Riflettiamo sul senso del lavoro oggi proprio, nel momento in cui dobbiamo affidare il lavoro cristiano e il lavoro degli uomini al Signore, in questi periodi in cui tante sono le morti bianche. Vogliamo ribadire il senso e la dignità del lavoro. Uno dei pilastri della vita monastica è costituito dall'assumere un serio impegno lavorativo. San Benedetto nella regola afferma energicamente che l'ozio è il nemico dell'anima. In un secolo in cui il lavoro era riservato agli schiavi, egli, ricalcando l'esperienza di San Paolo, intuì il potenziale nobilitante dell'impegno umano. Nei secoli i monaci si sono dedicati alle più svariate attività, sempre nell'atteggiamento di collaborazione all'opera creatrice di Dio. Oggi ogni figlio di San Benedetto, restando fedele allo spirito del suo fondatore, si impegna nel lavoro finalizzato all'edificazione comunitaria e individuale. In modo specifico a Monte Cassino i monaci si dedicano alla produzione di icone, alla legatoria dei libri, all'accoglienza dei pellegrini e ai vari lavori di cui necessita la comunità. Grande spazio viene dato alla valorizzazione e diffusione della cultura e dell'arte. Diversi monaci dedicano il loro tempo alla direzione della biblioteca e all'archivio, alla pubblicazione di studi e monografie, all'organizzazione di manifestazioni culturali, mostre, concerti e convegni. Padre veramente santo, a te la lode d'ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a donare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, i santi innocenti, il Santo Padre Benedetto e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Benedetto, il nostro Abate Pietro, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. La pace sia con te, carissimo. La pace sia con te. La pace sia con te, carissimo. La pace sia con te.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e ti... Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen. Il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Carissimi amici e amiche di TRSP che ci seguite dal satellite, vi stiamo trasmettendo in diretta la benedizione abbaziale conferita a Sua Eccellenza Reverendissima Don Pietro Vittorelli, Arciabate di Monte Cassino, da Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Giovanni Battista Re, prefetto della Congregazione per i Vescovi. E dicevamo che l'Arciabate di Monte Cassino di fatto è poi anche ordinario della diocesi di Cassino. Allora ascoltiamo insieme alcune notizie su questa antichissima diocesi. La diocesi di Monte Cassino si riallaccia a quella dell'antica Casinum, agli inizi del VI secolo, per un fenomeno che si è verificato sin dalla fine del secolo precedente. Questa sede vescovile era priva di pastore. San Benedetto quindi, al suo arrivo sul monte di Cassino, dovette compiere una grande azione di apostolato, specialmente fra le popolazioni circostanti che nelle campagne e sui monti seguivano ancora culti o usanze pagane. La guerra gotica prima e l'invasione longobarda dopo finirono però col coinvolgere tutta l'organizzazione ecclesiastica del tempo. Essa solo più tardi poté stabilirsi e nella zona del Cassinate solo agli inizi del secolo VIII poteva considerarsi restaurata, appoggiandosi sul risorto monastero di Monte Cassino. I centri abitati, infatti, che ad opera della bonifica colonizzatrice dei monaci erano venuti formandosi nella vasta valle donata dal duca di Benevento Gisulfo II, rimasero strettamente legati all'abbazia, anche nella sfera della giurisdizione spirituale. Questo stato di fatto venne favorito e riconosciuto dalla suprema autorità della Chiesa, che considerò Monte Cassino con le sue dipendenze come territorio a sé stante, indipendente da altri. Se le fonti più antiche ci sono giunte a riguardo in forme alterate, tale riconoscimento senza dubbio non dovette tardare molto, poiché vediamo gli abati agire liberamente e autonomamente anche nell'esercizio di giurisdizione ecclesiastica. I documenti poi di conferma che sono giunti fino a noi risalgono alla seconda metà del IX secolo con i papi Nicolò I, Giovanni VIII e Giovanni X. Questo vale per quanto si riferisce alla cosiddetta terra di San Benedetto, ma ad essa vennero aggiunti anche altri nuclei con i propri territori e giurisdizioni. Primo fra tutti quello di San Liberatore alla Maiella, forse fondato da Monte Cassino, a cui certo apparteneva già nel secolo IX quando comparve nella storia. Si aggiunsero più tardi quelli di Sant'Angelo di Barrea e San Pietro Avellana. Oltre questi centri monasteriali, altre donazioni vennero ad accrescere ancora nell'ambito della terra di San Benedetto, come quella del cetrario in Calabria donata da Sichelgaita, moglie di Roberto di Guiscardo. In questi confini, nel secolo XI, risultava già unita e compatta la nostra diocesi, detta giuridicamente abbazia territoriale, le cui varie zone concorrevano a formare una salda unità morale, anche se alcune, come quella della Maiella e l'altra della Vellana, potevano considerarsi, anzi, erano esse stesse altrettanto abbazie territoriali, unite sotto un unico pastore, l'abate cassinese. L'importanza e l'estensione di questa diocesi indussero il Papa Giovanni XXII ad innalzare la sede abbaziale ed episcopale con speciali clausole. In tale posizione giuridica e spirituale, la diocesi fu riconosciuta e confermata anche dai papi che applicavano le norme del Concilio di Trento, specialmente con atti di Sisto V, Urbano VIII, Benedetto XIII. Benedetto XIV poi e Pio VII ne inclusero il riconoscimento nei loro concordati con la Corte di Napoli. Inoltre, già dalla fine del Seicento, a Monte Cassino era stata unita un'altra giurisdizione, anch'essa territoriale, quella cioè di San Vincenzo al Volturno. In tal modo, mentre l'antico monastero, che aveva tanti vincoli con l'abbazia cassinese, restava liberato alla commenda,
Risultava anche saldata la continuità territoriale fra la zona del Cassinate e quella dell'Alto Sangro. Preghiamo. Padre misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, apri ai tuoi fedeli i tesori della redenzione nella festa dei santi innocenti, che senza parlare confessarono col sangue il tuo Figlio Salvatore del mondo, per Cristo nostro Signore. E adesso insieme si canta il Te Deum. In questo contempo l'abate, accompagnato dagli assistenti, percorre la navata della chiesa e imparte a tutti la benedizione solenne. Yeah.
Abbiamo assistito con commozione a questo momento di fraternità del nuovo abate. Adesso questo applauso e le campane che suonano a festa sono la netta testimonianza della gioia e della felicità che pervade questo momento qui dall'abbazia di Montecassino, da questo faro di spiritualità che irradia in tutto il mondo il messaggio di Benedetto e di Scolastica. E a questo punto fermiamoci ad ascoltare un breve messaggio che l'abate lascia a tutta la comunità e anche a noi che seguiamo dal satellite. Eminenza reverendissima, signor cardinale, grazie, veramente grazie per essere tra noi, alle radici cristiane dell'Europa, a portare, impartire, donare la benedizione all'abate di questo antico carissimo cenobio, per essere anche l'abate ordinario della diocesi, il grazie è ancora più sentito. Non è personale, ma voce del presbiterio, della Chiesa diocesana, di quel popolo silenzioso ma orante che abita questa terra. Siamo così vivi, rinnovati questa sera, benedetti, amati. Nella sua mano benedicente, nella luce della sua parola, nella concretezza della sua presenza, in comunione di profezia e di pace. Così si scrive un messaggio. La risposta: Dio ama il suo popolo, Dio ama il nostro popolo e noi siamo il popolo, anche noi siamo Chiesa e storia della Chiesa, non siamo solo una sera ma l'oggi di Dio. Per essere così amati come i personaggi degli evi trascorsi, deposte simbolicamente armi e corone, siamo venuti dalla costa, sul monte, non per comporre la universale poetica fiorentina, ma per essere vivi, non per essere legna del sacrificio sulle spalle di Abramo, ma alberi
alberi vivi non recisi, in attesa di possibili desiderate primavere. A lei, in modo speciale, reverendissimo padre abate Don Pietro Vittorelli, l'augurio ecclesiale, forte, espressione di vita e di cuore. E accompagnato questa sera e sarà sempre accompagnato e reso forte dalla necessaria preghiera e collaborazione. Confina questo augurio anche con l'ineffabile. Il cuore sogni ora oltre il pensiero, e i nostri pensieri siano il sogno di Dio che non cancella Isaia, il deserto fiorirà, ma aggiunge che anche in questi inverni possono fiorire primavere, luci e speranze. Amen. Abbiamo ascoltato le parole di Monsignor Adamo Gizzarelli, vicario generale della diocesi, in questo indirizzo di saluto e di ringraziamento. Eminenza reverendissima, reverendissimo padre abate Pietro, è questa una circostanza felicissima in cui ho il piacere di porgere il caloroso saluto dell'amministrazione comunale e di tutta la città di Cassino che ho l'onore di rappresentare. Questa amministrazione comunale da sempre attende alle indicazioni del suo predecessore, indicazioni che hanno rappresentato stimolo e puntuale oggetto di riflessione nell'azione amministrativa, continuerà sicuramente l'opera intrapresa nell'ottica di quella collaborazione reciproca, frutto di obiettivi comuni e di una perfetta sintonia di azione che privilegia sempre la centralità dell'uomo. Proprio questa idea di centralità dell'uomo diventa la forza vincente di un'azione comune, fatta di sinergie, di chiarezza di intenti in un lavoro costante per la crescita della città ed è il motore che anima e vivifica il lavoro degli uomini. L'incarico a cui ella è stata chiamata non è certamente facile. Nell'ottica evangelica le verrà richiesto sicuramente molto di più, ma siamo sicuri che la sua opera, il suo impegno, la sua dedizione a vari livelli sarà un'opera meritoria nella continuità del suo predecessore e della regola del nostro patriarca. Per questo, reverendissimo padre abate, la città di Cassino è chiamata ad accoglierla benevolmente, certa di trovare in ella un punto di riferimento stabile e sicuro. Abbiamo ascoltato le parole del sindaco di Cassino, Bruno Scittarelli, e adesso è il padre abate a salutare. Eminenza reverendissima, venerabili padri, vescovi e abati, gentili autorità civili e militari, illustri rappresentanti del corpo diplomatico, del sovrano militare Ordine di Malta, della Reale Casa Borbone delle Due Sicilie, amati confratelli, carissimi sacerdoti e fedeli tutti, l'emozione toglie il fiato. Una parola di ringraziamento in momenti come questo, appena celebrato, implica sempre un'ondata di ricordi personali legati al debito di gratitudine che ognuno di noi deve a tanti, moltissimi, che negli anni si sono intrecciati come fili di un tessuto a volte traboccante di bellezza, a volte più ordinario, a volte lacerato o logoro, ma pur sempre parte dell'unica trama tessuta da Dio, benedetto nei secoli, e a Lui il mio primo grande grazie. All'inizio di quest'anno 2007, che sta ormai per concludersi, Dio predisponeva che rimanessi orfano del mio papà Ludovico e oggi lo sento particolarmente presente. In settembre poi, nell'obbedienza alla Chiesa, la comunità di Montecassino
rimaneva priva di colui che nel monastero tiene le veci di Cristo, come dice San Benedetto. L'amato, sempre amato, padre abate Bernardo veniva eletto arcivescovo di Gaeta. Il 25 ottobre scorso, quando i miei confratelli hanno espresso su di me la loro volontà, ho finalmente compreso che nelle due paternità sottrattemi Dio Padre faceva spazio ad una paternità che da oggi sono chiamato io ad esprimere, perché ogni giorno, ogni istante, quanti mi accosteranno possano scorgere qualcosa della bellezza eterna dell'immagine di Dio. La conferma dell'amato Papa Benedetto XVI dava forza e certezza a questa mia lettura personale delle vicende mie, della comunità monastica e diocesana. Al Santo Padre, quindi, vada in questo momento il mio pensiero di filiale devozione e riconoscenza. Un ringraziamento particolare a Vostra Eminenza, che con premura sacerdotale ha voluto accompagnarmi in questi mesi fino a rendersi disponibile per la celebrazione della benedizione abbaziale. Un grande onore reso alla casa di San Benedetto, alla sua diocesi e a tutti i benedettini. Un grazie speciale a quanti hanno partecipato unendosi, ma ora consentitemi un grazie robusto e vibrante al mio padre abate Bernardo. Lui mi ha accompagnato nel discernimento della mia vocazione. Lui mi ha accolto in monastero, lui mi ha consacrato monaco, lui mi ha eletto al sacerdozio, lui è stato per me maestro di vita. Mi accingo ora a reggere il pastorale che fu di San Benedetto, immettendomi con timore e pudore sulla traccia luminosa dei miei immediati predecessori, gli abati di Amare, che subì l'onta della distruzione bellica, Rea, che ne fu il glorioso e tenace ricostruttore, Matronola, che ne conservò con cura la memoria del loro saggio governo e fu per me tenero padre. Mi sento pienamente figlio di San Benedetto e mi dà pace e consolazione essere oggi circondato da tanti confratelli, monaci e monache. La bellezza della vita monastica proviene dal sentirsi pienamente a servizio della Chiesa e nella Chiesa, con il nostro ministero silenzioso di preghiera incessante e di lavoro fedele. Ringrazio vivamente per la sua vicinanza il padre abate primate Notker Wolf, che rappresenta graziosamente tutta la Confederazione Benedettina, e gli abati presidente Salvatore Leonarda, presidente della nostra congregazione cassinese, e Bruno Marin, presidente della congregazione Sublacense. Un tempo queste due congregazioni sorelle dovettero separarsi. Chiedo oggi a San Benedetto di agevolare il già iniziato cammino di riunificazione. Vedo tra gli abati i miei antichi professori e compagni di studio anselmiani. Quanto devo alla formazione ricevuta a Sant'Anselmo. Tra i miei formatori monastici un pensiero carico di affetto al mio antico maestro di novizi, Don Giuseppe Roberti. Tra i miei docenti universitari della Facoltà di Medicina di Roma, al professor Carlo Casciani. Ma vedo anche con gioia tutti coloro che sono stati affidati a me negli anni come postulanti e novizi, oggi monaci consacrati alla scuola del servizio divino, speranza e certezza del nostro futuro. Un pensiero particolare va dai cari sacerdoti e ai seminaristi della nostra diocesi, preziosa eredità di San Benedetto. A voi apro il cuore e tendo la mano affinché insieme possiamo dare speranza al mondo che vive un momento non facile di precarietà. Infine, un grande grazie a tutti voi, miei fedeli e amici, e tra voi consentitemi un grazie grande alla mia amata mamma Silvana, a mio fratello Massimo e Cristina, sua moglie, al mio piccolo nipote Gabriele Ludovico, ai miei zii Giuseppe e Adelina, che con tutta la loro famiglia hanno sempre costituito un allargamento dei miei affetti più cari. Un saluto a tutti i fedeli e ai parroci della mia parrocchia romana di Sant'Agapito, che vide allora vescovo ausiliare di settore Monsignor Mani, oggi presente come arcivescovo di Cagliari.
e uno ancora più colmo di affetto e commozione grande a tutti i fedeli di San Vittore del Lazio. Oggi presenti numerosissimi con il parroco Don Antonio Colella. Lì il mio impegno come catechista e come presidente di Azione Cattolica vide fiorire la mia vocazione e lì fui accompagnato dalla conoscenza alla conoscenza della più schietta e amorevole devozione del popolo cristiano. I parroci Don Lauro Socci, Don Giuseppe Miele e Don Ludovico Marandola e alcune suore hanno accompagnato la mia vita, le pallottine a Porta Maggiore nella mia infanzia, le suore di Maria Santissima della Purità con Suor Costantina Saroli e le suore di Carità di Santa Giovanna Antida Touré, tante. Ringrazio una per tutte, Suor Claudia Grenga. Ecco, ecco, tanti fili del tessuto sono oggi riannodati e sono quel che sono. La più grande consolazione è la vicinanza di voi tutti a Montecassino. Al di là delle persone che passano, ciò che continua ad esprimere una vitalità forte è il grande progetto di San Benedetto, il Vir Dei, e l'incanto che esso ancora produce su tanti uomini e donne di buona volontà. Montecassino si sente sempre circondata da un affetto grandissimo che travalica il tempo ed entra continuamente nella storia. Ci aiuti Dio a conservarne intatto il valore che proviene dall'Evangelo di Gesù. Grazie a tutti e ora insieme, in nomine Domini, procedamus. Il Signore sia con voi. Dio, che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Amen. Dio, che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Amen. Dio, che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annuncio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. In diretta dalla Basilica Cattedrale di Montecassino abbiamo trasmesso la benedizione abbaziale conferita a Sua Eccellenza Reverendissima Don Pietro Vittorelli, Arciabate di Montecassino, da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Giovanni Battista Re, prefetto della Congregazione per i Vescovi. Dal satellite allora vi giunge un saluto di pace e di serenità in questa serata di gioia per tutto il mondo. Intanto voglio ricordarvi che la Missa Papa e Marcelli è stata eseguita dalla Scuola Cantorum Polifonia di Campobasso, diretta dal maestro Michele Genarelli. I canti polifonici sono stati eseguiti dalla Corale di Sant'Ambrogio, di Sant'Ambrogio sul Garigliano, diretta dal maestro Annibale Messore. E i canti ancora monofonici sono stati eseguiti dal coro dei monaci di Montecassino. E vogliamo mandarvi adesso dei contributi che abbiamo raccolto in questa serata. Lo sforzo organizzativo di TRSP è stato premiato anche ed è un modo sempre per farvi comprendere che la comunicazione oggi è un servizio per tutta la comunità. È una parabola che manda in onda messaggi che possono giungere a tutti e possono dare il senso della pace, della serenità, ma anche il senso di una televisione diversa. Allora facciamo andare in onda il contributo che ci dà D'Ostellerino D'Anniballe, editore di TRSP. D'Ostellerino, un momento importante questo della benedizione abbaziale.
Certamente molto importante per questa comunità che rappresenta un po' il nucleo centrale della vita monastica benedettina e poi per i forti richiami che ha con la vita di San Benedetto. L'attuale abate, il nuovo abate, è il 191esimo della serie, quindi proprio come i romani pontefici, così anche gli abati nei confronti di San Benedetto. E noi siamo contenti come TRSP di fare questo servizio alla comunità monastica, ma a tutti quanti i nostri amici, i nostri benefattori, perché sappiamo bene quanta gente fa riferimento, anche senza una conoscenza diretta, alla regola benedettina, prega e lavora. È la nostra vita dell'uomo, lavorare e pregare, pregare e lavorare. Dato il contributo di Don Stellerino Daniballe, l'editore di TRSP. A questa concelebrazione hanno partecipato e il padre abate le ha salutate molto affettuosamente anche le suore di clausura. Ascoltiamo allora il contributo di Madre Scolastica Mastrocola, che è la madre superiore del monastero di Santa Scolastica in Cassino. Madre Scolastica Mastrocola, lo spirito delle monache benedettine in questa celebrazione. E per noi è molto importante perché l'abate rappresenta proprio Cristo in mezzo a noi e quindi per i benedettini è molto importante l'abate. Siamo ritornati in diretta, carissimi telespettatori e telespettatrici. Ascoltiamo un altro messaggio di Madre Scolastica, una suora che vive nel silenzio in un mondo oggi, dicevamo prima, secolarizzato, Monte Cassino, e la spiritualità di Benedetto e Scolastica risuonano come un invito al silenzio, al lavoro e alla preghiera, ma anche come una forte provocazione in un periodo di consumismo, perché tutti possano comprendere che la vera salvezza c'è solo nella fede e nella speranza. Ascoltiamo questa testimonianza sul silenzio. Noi siamo di clausura, il Padre Abate ci sta facendo uscire proprio a proposito di questa occasione, ma altrimenti stiamo sempre in clausura. E il nostro carisma è proprio la preghiera che dobbiamo fare per tutto il mondo, siamo lì proprio dedicate per la preghiera per tutta l'umanità. La è semplice la testimonianza di Madre Scolastica Mastrocola. La celebrazione dunque si chiude, adesso c'è un momento di serenità mentre vediamo le autorità, l'onorevole Andreotti, lo dicevamo, amico di questa abbazia, ma soprattutto un segno anche di testimonianza per tante generazioni. Dottor Formisano, presidente della Banca Popolare del Cassinate, le istituzioni sono tutte qui riunite per questo momento solenne. Noi come istituzione, io personalmente, sono amico di Monte Cassino, sia dell'abate precedente che quello attuale. Noi come istituzione siamo sempre vicini, specialmente alle istituzioni come quella di Monte Cassino, perché noi oltre all'intermediazione del credito, noi sosteniamo anche sostanzialmente sia le attività culturali, sia le attività praticamente che riguardano la Chiesa Cattolica e tutte le istituzioni che operano e si adoperano per la collettività e per le anime e lo spirito. Don Luigi, l'importanza del ruolo dell'abate oggi? Beh, intanto l'abate, come dice la parola stessa da cui deriva, abbas, vuol dire padre, è il padre della comunità, lo è stato all'inizio e lo è ancora oggi. Non c'è una attualità specifica per questo ruolo. L'abate, come dice San Benedetto, deve sapere che ha preso un compito, un impegno importante, che è quello di governare delle anime e che dovrà rendere conto, ecco, di ciò che avrà compiuto con ciascuna di esse. E quindi un compito molto importante, fondamentale, riguarda l'esercizio dell'autorità e della paternità. L'abate diventa un po' il centro della comunità, ma anche l'anima, cioè colui che è il punto di riferimento per i monaci
ma che non ha poi come punto di riferimento se stesso, ha come punto di riferimento Cristo, il Vangelo e poi anche la regola. E soprattutto, ecco, come dice sempre San Benedetto nella regola, riprendendo un'espressione della Sacra Scrittura, riferendosi sempre appunto all'abate, fa tutto con il consiglio e non ti pentirai, ecco, di aver sbagliato. Come a dire, tu sei, ecco, il centro, il primo, come dire, della comunità, ma ecco, sappi condividere questo tuo potere con questa tua autorità, questo tuo esercizio anche della carità insieme agli altri confratelli. Chiudiamo questa diretta televisiva che, lo ricordiamo, è mandata in onda da TRSP attraverso il satellite presente su Sky oppure su Hotbird. In voce Elia Rubino e Carmela Di Domenico vi salutano in questa concelebrazione per la regia di Stefano Traditi in diretta dalla Basilica Cattedrale di Monte Cassino. Ci vogliamo lasciare allora in questo periodo natalizio con l'esortazione di San Benedetto, un'esortazione che vale per l'abate ma vale anche per tutti noi. Così, nel timore dell'esame che il pastore subirà circa le persone a lui affidate, mentre si mantiene cauto per il rendiconto altrui, diviene sollecito di quello proprio e mentre con le sue ammonizioni corregge gli altri, anche lui si va emendando dei difetti suoi. Un cordiale saluto allora dall'Abbazia di Monte Cassino e auguri di buon anno a tutti.